stata diciamo, è sempre un'emozione essere con i 17 capitani e poi rimanere in 10, però dopo 3 anni di assenza è stato un momento davvero emozionante. Ho visto, ecco, mentre gli anni precedenti alla pandemia si vedevano più che altro facce molto tirate, c'era anche un po' di nostalgia, diciamo, di questi momenti. Credo sia stato un momento bello, ho visto degli occhi anche un po' più dolci, diciamo, rispetto alla normale preoccupazione che c'è sempre in quest'ambito, no? Per evitare che la rivale venga estratta e poi anche per capire immediatamente quelli che sono gli assetti, perché voi sapete, mano a mano che si sfila questo filo d'Arianna, no? In cui cominciano a uscire le contrarie, quindi ovviamente i capitani, i fiduciari cominciano a cercare di intuire quelle potranno essere le monte, le relazioni fra una contrada e l'altra, evitare le rivalità, tutto questo. Quindi c'è stato il primo momento, devo dire, anche un po' tenero, se mi passate questo termine, certamente fra uomini esperti e anche donne, perché c'era anche una fiduciaria esperte, ma comunque sarà un momento anche di una certa leggerezza e tenerezza, se mi permettete questo termine. Si avvertiva la storia oppure no? Accidenti. Si avvertiva la storia, si avvestiva davvero il ritorno della storia, ecco, è stato il ritorno alla normalità, la rinascenza di un mondo che non può finire, non poteva finire, e che invece fortemente è stato voluto da tutte le contrade e da una città che ha risposto in maniera straordinaria in questi 2 anni di pandemia, ha dato tanto e ora è giusto che si goda questa festa di popolo.